Incontriamo la pittrice Carla Curti di Terni, quindi qui vicino a Spoleto, presente qui alla prima mostra internazionale Spoleto Festival Arte 2010. Le chiediamo subito una sua prima impressione sull'esposizione. Devo dire che ecco, per me è la prima volta che partecipo a un'esposizione così importante, se vogliamo. La trovo, alcune magari defaillance ci sono, devo dire, perché essendo la prima giovane, appena nata, diciamo così, però nel complesso la trovo stata interessante e ho trovato interessanti le varie esposizioni, le varie opere, eccetera. E quindi anche per me sono stati anche momenti, ho arricchito la mia conoscenza di confronto e quindi ho arricchito quello che è la mia esperienza, conoscenze, mi sono confrontata, quindi è stato positivo, direi. Benissimo, allora parliamo della sua esperienza, quindi parliamo di quello che lei traspone sulla tela. Quindi quello che sono le sue emozioni, il suo lavoro, la sua costruzione. Lavoro, diciamo nel tempo, perché io ho cominciato l'Accademia da Perugia, poi ho sempre così lavorato più o meno, perché poi ho fatto come, sono stato insegnante proprio di storia dell'arte, di disegno, comunicazioni visive, quindi ecco, però effettivamente ho sempre fatto nel tempo, ho sempre lavorato. Adesso sono qualche anno che ho deciso di uscire fuori, diciamo, da quello che è il privato e anche, ecco, di andare al pubblico. Sì, infatti. E quindi ecco, questa è stata una delle. Sì, ho fatto parecchie volte, sono venuta quasi una decina d'anni, sono che vengo a Spoleto, insomma, ecco sì. Tra delle cose pubbliche e private, però insomma sono una decina d'anni. Poi sono andata a Milano, quindi insomma qualche esperienza l'ho fatta anch'io. Ecco. Benissimo. Quindi dicevamo, cosa traspone sulle tele? Insomma, la mia pittura è un po', direi, eclettica anche, perché mi trovo davanti, prima di tutto, sì, parto da un piccolo progetto, eccetera, faccio vari schizzi, varie cose, poi quello che mi interessa di più è con la tela davanti, e quindi parto, e quindi quello che sento nel momento è anche l'iter operativo che modifico, insomma, nell'andare, sì, nella costruzione dell'opera. E tant'è vero che ci sono magari delle opere con dei contrasti piuttosto forti di colore, no? Quindi direi quasi un po' aggressive, se vogliamo, invece delle altre cose un po' più dolci, un po' meno, e quindi ecco, ho questo purtroppo, però a me piace, insomma. Due anime. Sì, due anime. Le due facce della moneta. Sì, vengono fuori, una volta una, una volta l'altra.